il più bel capitano dello sport italiano. 1,78 m di altezza, 67 kg di peso. Un fisico da indossatrice. Maurizio Cacciatori guida la nazionale italiana di pallavolo. Le sue compagne di squadra e i suoi ammiratori la chiamano con affetto la principessa. È un nome che mi ha dato il mio allenatore di Bergamo, appunto perché la mattina facevo un po' fatica non a alzarmi, a fare allenamento, a prendere la palla, dove volevo allenarmi in un determinato modo. Allora il mio allenatore mi ha detto: dai principessina, muoviti, e da lì è rimasta l'etichetta. Non ero bella, ero brava, io volevo solo questo, dimostrare che ero un atleta, che sapevo sacrificarmi e riuscire a vincere come tutte le mie compagne, e quindi per me era più importante questo. Non so truccarmi, sono un po' un fallimento, sono un po', sì, faccio un po' dei pastroccini, nel senso che a volte sbaglio. Da piccola non ero molto vanitosa, oggi penso di sì, nel senso che mi guardo volentieri allo specchio, mi controllo, cosa che magari da giovane facevo di meno. Mi piace, sì, mi guardo. Testimonial di grandi marche sportive, Maurizio Cacciatori ha partecipato anche a una campagna pubblicitaria di biancheria intima. Ha detto di no al fotografo Helmut Newton, che le ha chiesto di posare nuda davanti al suo mitico obiettivo. Ho avuto proposte molto allettanti per posare senza veli per determinati calendari. E ho sempre rifiutato, perché è una cosa in cui non credo, una cosa che sicuramente sarebbe andata contro la mia volontà, quindi l'avrei fatta in modo poco spontaneo, quindi era meglio non farla. Il mio rapporto con l'amore è un rapporto un po' particolare. Di sicuro, tutte le volte che ho sofferto in amore, ho reso sempre di più in campo. Forse perché avevo della rabbia, ero più concentrata a quello che dovevo fare. E non so, forse è una coincidenza, però è vero, rendevo di più. Quando sono molto, molto appagata, non rendo così tanto. Al marito ideale deve avere tanta pazienza, perché io sono un caratterino mica da ridere, nel senso che sono molto lunatica, sono spesso e volentieri nervosa, capricciosa, però la persona che sarà vicino a me dovrà essere molto comprensiva e soprattutto spirituosa. Nei mondiali in Giappone nel 1998, Maurizia Cacciatori è stata premiata come migliore palleggiatrice. Con la squadra di Bergamo ha già vinto 3 scudetti consecutivi, 3 Coppe Italia e una Coppa dei Campioni. Una carriera straordinaria, iniziata giovanissima. Maurizia debutta in A2 a soli 15 anni. I primi anni ero molto ribelle e non accettavo determinate regole, come il fatto, non so, di essere a casa alle 10 di sera tutte le sere. Per me non era giusto, perché le mie compagne magari andavano a mangiare una pizza, non c'era nulla di male, però magari io la mattina dovevo allenarmi, quindi dovevo essere in condizioni buone. Ho compiuto da poco 27 anni, mi rendo conto che magari tante cose non le ho vissute, perché dovevo sempre pensare alla partita, a gestire bene la mia vita professionale, essere già grande come tutte le sportive di un certo livello. All'inizio facevo un po' di fatica, poi sono entrata nell'ottica e quindi adesso per me è normalissimo. Quando smetterò di giocare a pallavolo sarò una ragazza normalissima, nel senso che non vorrò sfruttare il fatto di essere stata la capitana nazionale, vorrò avere la mia famiglia e stop, basta. Se avessi un figlio sicuramente gli farei fare quello che vuole, non vorrei mai, non
so, per dire una bimba, iniziasse a giocare a pallavolo perché la mamma giocava a pallavolo. Anzi, sarò una mamma molto attiva, nel senso che andrò in palestra, avrò i miei bimbi vicino, li porterò sempre in bicicletta, in mare, così non starò mai ferma. Questo è poco ma sicuro, perché la vita sedentaria la detesto proprio. Ma è presto per parlare di fiocchi rosa o celesti. Maurizio Cacciatori ha ancora tanti traguardi da raggiungere con una nazionale che ha già vinto tanto. La squadra italiana si è classificata quinta ai mondiali del Giappone nel 98 e terza agli europei di Roma nel 99, dopo una cocente sconfitta con la Croazia. A man is placed upon the stair. È stata forse una delle sconfitte più grandi della mia esperienza di pallavolista, nel senso che ci siamo allenate tutta l'estate per questo appuntamento, volevamo arrivare in finale. Io ho ancora tantissimi stimoli e la voglia di vincere è sempre molto grande. Il mio sogno è quello di arrivare alle Olimpiadi quest'estate a Sydney con la nazionale femminile, un sogno grande. Il rapporto che ho con i tifosi è un rapporto bellissimo, perché sono veramente appassionati, nel senso mi regalano di tutto, dai fiori ai completini intimi, ai cioccolatini, sono proprio innamorati veramente, mi vengono a suonare sotto casa. È andata bene, no? Thank you.